Il governo cosa vuol fare? Razionalizzare le prestazioni di natura assistenziale e previdenziale introducendo il principio di universalismo selettivo. Poletti ha dichiarato che è stato un errore, però c'è, perché d'altronde 55 miliardi da qualche parte, perché il governo dice che non lo farà, ma 55 miliardi bisogna recuperarli. O come qui con tutta questa revisione faranno anche tutta la revisione degli sgravi fiscali, ma è stata settimana scorsa, qua in quest'aula sono state approvate le mozioni sugli sgravi dell'ecobonus, dei mobili, eccetera. Ma o si fa una cosa o si dice un'altra. Io non sto capendo nulla, probabilmente io non sono un'esperta, questo lo riconosco, c'è molto più di me che sapranno. Però io parlo con la gente e io tutta questa ripresa non la vedo, perché anche i 500 euro dati ai maggiorenni, ma è questa qua la politica? Una seria politica lungimirante si fa con investimenti seri, non nella spesa corrente. Però Renzi appunto dice ha fatto le riforme, ho tagliato le province. No, ha semplicemente tagliato i consigli provinciali, quello sì. Ma poi le province ci sono ancora, i costi ci sono ancora, i dipendenti ci sono ancora, invece i lavori che facevano le province no, quelli non ci sono, perché le nostre strade continuano a non aver più nessuno che le segua, però il personale c'è. La riforma della scuola, solo confusione, parlate con gli insegnanti. La diminuzione, ho terminato Presidente, un secondo, la diminuzione della spesa, anche qua facile dirlo, però a spese di chi? Non certo dei ministeri e del governo centrale, ma a spese dei comuni e delle regioni, ci sono tutte le tabelle che lo dimostrano. Il problema del turnover dei comuni, io faccio il taglio, non si può assumere personale, anche se mi va in pensione una maestra d'asilo, l'unica maestra d'asilo, però finché non vanno in pensione 5 persone io non la posso sostituire. Senza contare il sistema bancario, che la rivoluzione del sistema bancario non è a favore dei cittadini, ma forse a favore solo dei grandi banchieri probabilmente. E l'ultima cosa sul tema della sicurezza, che è un tema importantissimo, fondamentale. Un cittadino si deve sentire sicuro a casa sua e non aver paura di persone che entrano a rubare o persone addirittura da rimetterci la vita. Quindi basta con gli svuotacarceri, indulti e tutto il resto.